Buongiorno, come andiamo? Io molto bene, considerando che sono le 10:30 e sono a spasso in giro per Milano. Quanto tempo è che non vi porto fuori? Tantissimo, direi. E è arrivato il momento di fare un'altra giornata insieme perché le mie giornate in questo momento sono un po' diverse dal solito. Oggi appunto sono fuori perché sto andando a fare una visita al mio dentista, che è un anno che non vedo, e quindi vado a fare la pulizia dei denti e poi ho un appuntamento dal parrucchiere, quindi giornata self care perché sono stata via tipo 6 giorni, dove non ho praticamente dormito per lavoro appunto, e quindi oggi tocca un po' di tempo per me. Ci vediamo giusto tra un attimo. Appuntamento dal dentista, check. Sfortunatamente per me ci devo tornare settimana prossima perché ho scoperto di avere un dente un po' da sistemare. Ma vabbè, si fa, anche perché i denti sono una di quelle cose in cui non risparmio, cioè proprio investo. Investo, prendetevi tutti i miei soldi, ma devo avere i denti perfettamente sani. Ora fuori è tornato un sole splendido, c'è una giornata bellissima, per cui visto che comunque c'è tempo fino al prossimo appuntamento, andrò a piedi, mi faccio una passeggiata perché veramente sto di nuovo uscendo da un periodo di lavoro super intenso. Quindi ho bisogno di dedicare un po' di tempo a me stessa e prendere un po' di luce del sole. Tra l'altro ci sono delle cose che vi sto dicendo e no. Mi prenderò un po' di tempo, un giorno, per raccontarvele bene. Ma non è oggi quel giorno. Probabilmente alcuni di voi l'hanno già capito, ma vabbè, ne parleremo meglio un altro giorno. Che casino. Comunque, Milano nelle giornate così è splendida e a me sinceramente non dispiace anche un po' di foschia. Questa luce soffusa è bellissima. Mi sa che sta arrivando la primavera, ragazzi. Tra l'altro l'evento che ho fatto l'ultimo era in montagna e siamo stati a meno 5, meno 6 gradi, anche meno 10 in alcuni momenti. Per cui quando sono tornata giù dalla montagna mi sembrava veramente primavera. Andiamo a scoprire il Nashi di Porta Genova perché ho trovato un'offerta molto interessante. Affaccia subito su Corso Vigevano, però l'ingresso è la parte che preferisco. Salottino, ho già preso posto qui. Come sto? Sono super contenta dei capelli, della piega e del trattamento perché sono super morbidissimi. Ho fatto tipo filler express, non so se mi state sentendo, però ecco, questo è. Ora per chiudere le coccole della mattina, gelatino perché non vorrei mangiare niente per la storia dei denti. E poi si va in teatro. Let's do this! Questa giornata mi sta piacendo un sacco perché sto riuscendo a fare ogni cosa con calma e senza fare ritardi. Sono di nuovo a casa, ma quanto è piacevole la sensazione quando vai dal parrucchiere. Non ho tagliato i capelli, però questo trattamento è veramente spaziale. Ho fatto il filler Nashi. Ed è veramente una roba buonissima.
I capelli continuano a profumare e sono morbidissimi, setosissimi. Mi piacciono un sacco. In tutto questo comunque oggi ho fatto delle compere e quindi sono qui per condividere con voi i miei acquisti. Allora, da dove comincio? Sono passata da ADM, il negozio, quello dove vendono un po' prodotti per la cura della persona e non solo, vendono anche qualche roba da mangiare, però sono entrata per prendere alcune cosine che mi servivano sul momento e che poi non ho utilizzato, ma ovviamente quando entri in un posto per delle cosine esci fuori con delle altre cosine. E cosa ho preso? Ho preso la cosa per cui sono entrata, delle salviettine struccanti. Solitamente io non ho questa abitudine di usare le salviettine struccanti, ma quando sono fuori casa e ho bisogno di rifarmi il trucco sono molto comode, quindi le tengo per quelle occasioni là, o quando vado in una trasferta che prevede un volo e allora magari non è proprio comodo avere la boccetta, questo occupa meno spazio e quindi il motivo è quello di base. Poi ho comprato questo trattamento qua, Scholl peeling esfoliante tallone, lo voglio provare perché in inverno la mia pelle di tutto il corpo diventa secchissima e quindi anche i talloni ne stanno soffrendo. Voglio provare questo trattamento, vedere se funziona, poi ne comprerò un altro anche perché costicchia, però dovrebbe veramente fare miracoli. Vi farò sapere. La mia situazione non è proprio drammatica, però sto incominciando a vedere delle piccole crepettine e non è proprio un bel vedere e mi sono detta che non posso trascurarmi così, cioè proprio no. E questo ovviamente è successo perché negli ultimi mesi ho lavorato veramente tantissimo, però è arrivato il momento per tornare a prendermi cura di me come lo facevo prima. Ho proprio voglia di curarmi, per cui denti stamattina, capelli, talloni e corpo. Tra l'altro è in arrivo un altro ordine, ma di quello parleremo quando arriverà. Oggi ho comprato anche un olio per il corpo da provare, i provenzali olio argan, che può essere adatto sia per il corpo che per i capelli. Infine, ovviamente, da Nashi mi sono fatta convincere e ho comprato il trattamento che mi è stato fatto, il Filler Therapy Lifting Mask. Mi è piaciuto, non c'è niente da dire. È un trattamento che veramente migliora la consistenza dei capelli, quindi l'ho preso da farmi a casa una volta ogni due lavaggi. E poi mi hanno regalato lo shampoo e il balsamo in formato mini, questo è perfetto per le trasferte. Basta, ora si mangia. A tra poco. Giornata uggiosa oggi, ma torniamo a noi. Buongiorno di nuovo. Cercherò di ricordarmi dove vi ho lasciati. Ci siamo lasciati praticamente che stavo facendo un unboxing chiuso male perché stavano tornando a casa mio papà e mia sorella e non c'erano più le condizioni per parlarvi, e torno oggi per fare un altro unboxing insieme perché nel mentre ho ricevuto un altro pacco. Sto facendo un sacco di ordini ultimamente, ma compro solo cose utili, non sto comprando cose a caso. Tra l'altro, quando sembrava che avevo trovato le scarpe Leisure che volevo, vi confesso che non le ho ancora indossate perché ho trovato un altro paio che vorrei provare prima di decidere se tenere le Handball Special oppure quelle altre che ho trovato. Quindi stay tuned nel prossimo video. Altro unboxing, ma veniamo a questo unboxing. Di cosa si tratta? Ho comprato un po' di cosine su eFarma, la mia parafarmacia online di fiducia, e il giorno che
instaurerò una collaborazione con loro, sarò la persona più felice del mondo perché compro un sacco di cose su questo sito ed è un peccato non avere ancora in piedi una collaborazione, forse dovrei scrivere a loro. Comunque, cosa ho comprato? Ho comprato finalmente delle vitamine integratori per i capelli. Ho scelto le vitamine Solgar Aesthetic Formula con boh, cose brevettate, Optimism e Albion. Integratore alimentare a base di MSM, che non so assolutamente che cosa sia, ma farò finta di sì. Alga L, boh, calcareum. Vitamina C, zinco rame, L-lisina e L-prolina. La scelta è ricaduta su queste perché sono vegan e gluten free. Aiuta a migliorare l'aspetto dei capelli, della pelle e delle unghie. Devo iniziare questo trattamento e vi dirò come mi trovo. I miei capelli, tra l'altro, ho visto e ha notato anche la hairstylist che stanno crescendo, ma come diceva anche lei, come notava anche lei, hanno bisogno di supporto perché stanno crescendo tanti da sotto, però se non sono rinforzati da dentro e da fuori, non arrivano lunghi, ma si spezzano prima e quindi da qui la necessità di questi integratori. Poi ho ricomprato il gel per il viso. Quello di Apivita che fa una schiumetta morbida, super profumata e super delicata. Questo rimane il mio preferito. Quello che ho comprato l'ultima volta di Nuxe non mi sta piacendo. Lo sto usando alla fine perché è comunque buono a livello di qualità e ormai l'ho comprato, non voglio buttare via i soldi, ma non mi piace il profumo. È proprio una cosa che non mi sta piacendo, probabilmente è un mio problema perché io effettivamente ho un po' un problema con gli odori, i profumi, ma quello lì non mi sta piacendo. Quindi sono tornata a questo e non vedo l'ora che finisca l'altro. Poi ho ricomprato un altro gel per il viso, questo che uso solo in viaggio, Uriage Thermal. Un gel per pelli sensibili. Molto gentile e dal profumo molto fresco e lo sto amando, quindi l'ho ricomprato perché questo serve sempre, vado spesso fuori, rimango spesso fuori a dormire e vado via anche per lavoro, quindi ne ho bisogno. Poi, cos'altro ho comprato? Sempre per il viso, ho ricomprato il Clinance Aven Clinance, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco. È una crema notte. Levigante, è un trattamento notte levigante. Ve ne avevo già parlato in un video precedente e praticamente è un trattamento che aiuta la pelle a purificarsi. Proprio dopo un po' la mia pelle ha preso un aspetto veramente bello che tutti mi dicevano: che cosa hai fatto? La tua pelle è bellissima. Quindi l'ho ricomprato, non da utilizzare tutti i giorni perché tutti i giorni la pelle diventa un po' troppo secca. Però almeno a giorni alterni o 2 o 3 volte alla settimana. Questo è veramente una cosa bellissima. Poi cos'altro ho ricomprato? È la volta dello skincare questa. Altre creme per il viso. Ho ricomprato i miei preferiti perché ormai queste sono le mie creme. Ho trovato quelle che fanno per me e non le voglio cambiare. Quindi queste tre insieme sono le mie cremine che uso sempre, più quella per gli occhi di La Roche-Posay. Cosa ho ricomprato? Ho ricomprato il gel crema Hydro Tensor per le pelli quasi mature, per migliorare l'aspetto della pelle e prevenire la formazione di rughe. Questo è arricchito di acido ialuronico e MioLift e Lupeolo. Questo è quello che uso come crema da giorno. E poi sempre Rilastil Progression, crema con collagene, acido ialuronico e complesso illuminante. Sempre trattamento rughe. Allora, questo, il Hydro Tensor, è per le rughe fini, mentre il Progression Plus è per rughe marcate.
E voi direte, ma dove ce l'hai le rughe marcate? Un po' le ho, sono per lo più qua perché rido un sacco e mi si stanno formando e quindi vorrei prevenire e rimandare quanto più possibile la formazione di queste rughe. E quindi queste sono le cremine acquistate. Poi ho ricevuto in regalo uno scrub di Apivita. Questo è scrub all'apricot e lo devo provare, come tutte le altre maschere che ho comprato 50 anni fa e non sto usando, piano piano. Poi per i dentini, perché in questo video abbiamo visto che sono andata a fare anche il trattamento ai denti, la pulizia dei denti. Adesso devo tornare per farmi mettere, per farmi fare l'otturazione. Ho preso il BioRepair Plus. Questo è perfetto per curare i dentini sensibili come i miei. Praticamente il segreto è usare alternando Elmex denti sensibili e BioRepair Plus, che non si trova nei supermercati normali ma si trova nelle parafarmacie o in farmacia perché è un pochino più professionale, contiene un'alta concentrazione di micro repair, un'altra roba brevettata dal marchio BioRepair. Poi il motivo di quest'ordine in realtà erano le creme per il viso che mi stavano finendo, e poi solito integratore a cui sono ormai super fedele, faccio le scorte così poi non devo comprare troppo spesso, perché tutte le volte che compro l'integratore finisco per comprare altre cose, quindi faccio una volta un ordine grande dove compro l'integratore che prendo tutti i giorni per l'ovaio policistico e poi le cremine, così vanno un po' insieme, prendo le giuste quantità per far sì che nell'ordine successivo io debba comprare entrambi. Infine, ultimamente, a parte i capelli che si stanno spezzando, anche la pelle mi sta dando problemi. Ho comprato quegli integratori lì, appunto, e una crema che spero faccia miracoli, perché le creme di Eucerin sono fantastiche. Ho preso Eucerin Body Cream pH 5, una crema molto molto idratante, quasi in trattamento dermatologico, che bilancia un po' la pelle sensibile e secca come la mia e protegge le difese naturali. Lo proverò e vi dirò, sentiamo intanto il profumo e la consistenza, che sono super curiosa. Col fatto che io non compro più, non accumulo più creme, non ne ho più neanche una adesso, quindi sono un po' disperata. Oddio, sa di yogurt, sembra yogurt bianco, tipo yogurt alla yogurt bianco, il Müller. Buonissimo, anzi yogurt alla ciliegia, sì. Buonissimo, la consistenza poi è super setosa. Spero davvero faccia miracoli perché la mia pelle veramente ne ha bisogno. E coglierò l'occasione di questo video per farvi un po' di review di cose che ho spacchettato nei video precedenti. Un attimo solo. Vi voglio parlare di due cose in particolare. Sono il mascara Kiko Maxi Mod, che dalla mia faccia avrete capito che è una grande delusione. Il problema è lo scovolino. A me questi scovolini qua non vanno bene. E quindi ormai lo sto usando col pennellino del Luxurious Lashes. Ora che lo finisco non lo ricompro mai più e userò sempre il mio amato Luxurious Lashes di Kiko. E poi un'altra cosa che vi voglio far vedere è questo olio qua. Il mio ring light sta rendendo impossibile farvi vedere qualsiasi cosa.
Adesso vi dico che cos'è. È l'olio biologico dei provenzali, Argan effetto seta, che è adatto sia per il corpo che per i capelli. L'ho già utilizzato sul corpo e devo dire che ha migliorato molto la mia situazione. E si assorbe in una maniera assurda. Proprio, probabilmente la mia pelle è proprio molto molto arida, molto secca, per cui assorbe tutto, però veramente lascia la pelle molto morbida, setosa e super idratata. Intendo usare un mix tra questo olio qua e questa crema qua per sistemare un po' la mia pelle che poverina sta soffrendo, e su questo vi posso già dire che è un ottimo investimento. Per quello che costa è anche meglio del bio oil secco. Quello a volte lascia un po' tutto unto, ma questo si assorbe in una maniera assurda e non unge. Cioè, se non metti quantità proprio esagerate, il giusto. Se metti il giusto, non ungi le cose. L'importante è metterlo un pochino prima rispetto a quando devi indossare i vestiti per non sporcarli tutti quanti. Insomma, bisogna lasciare il tempo che la pelle assorba il prodotto. Basta, questo è quanto. Ho già parlato troppo e considerando che questo video sta diventando un po' lungo, chiuderò qui. Ma mi raccomando, tornate qui nel prossimo video perché ci sarà una grossa novità in arrivo. Non succedeva da secoli e riguarda i capelli. Quindi vi aspetto qui nel prossimo video. Io adesso vi saluto, vi mando un giga abbraccio. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!